Un assessore alle politiche sociali, quali sono le priorità? Allora, le priorità sono tantissime perché questa rubrica è davvero molto vasta, ma le più importanti sono gli anziani, i minori, gli immigrati, l'inclusione sociale, tutto ciò che ha a che fare con chi ha di bisogno e che appunto si trova in condizioni di disagio. L'eredità è quella di Riddo Schiavo, assessore che passa all'urbanistica e ai lavori pubblici. Che tipo di eredità? È un'eredità molto molto importante, lui è un uomo pieno di esperienza, io diciamo alle prime armi, però cercherò in tutti i modi di seguire la sua strada, anche grazie alla collaborazione e all'aiuto suo e anche ovviamente del partito, e quindi questo sarà importantissimo. Qual è il primo provvedimento? Il primo provvedimento ancora non posso dire nulla perché devo cercare di capire da dove dobbiamo partire. Pian piano cercherò di comprendere appunto cosa fare. Sella entra quindi in maggioranza, lo era già stato ed entra soprattutto in giunta. Sì, soprattutto entra con dei punti programmatici ben definiti, altro non sono che poi il rafforzamento dei punti programmatici già inseriti durante la redazione del programma del sindaco. Ovviamente ricordiamoci che era formata da un asse di centrosinistra dove oltre a Sella e il PD facevano parte anche il Megafono, quindi rispostiamo l'asse sul centrosinistra. Il sindaco ci ha offerto un'apertura per cui ci siamo trovati d'accordo nel rafforzare alcuni punti, fra cui ricordiamo il piano regolatore in cui volumi zero, cioè non dobbiamo più consumare cemento e superficie in città, ma dobbiamo riqualificare quello che abbiamo. È un piano regolatore nuovo che va da braccetto ovviamente con piano paesaggistico e con tutti gli altri piani che riguardano la città, Parco della Neapoli, Sporto e soprattutto un impegno nello stimolare la Regione Sicilia affinché legiferi e ci dia lo strumento per ripubblicizzare l'acqua che momentaneamente sappiamo che il servizio idrico è affidato dai privati e insomma noi abbiamo anche battagliato su questo, ma poi alla fine ci siamo resi conto che se la Regione non ci dà lo strumento principe siamo un po' disarmati davanti a un problema simile. Lavori pubblici e urbanistica sono due rubriche molto importanti. Non faccio una scala di importanza fra rubriche perché poi alla fine c'è un discorso olistico, tutto va a concentrarsi nell'impegno dell'amministrazione. Ma dico, io penso di aver svolto un discreto lavoro, dico, sto lasciando un assessorato in buona salute dopo circa un anno e mezzo di impegno alle politiche sociali, dico, a parte il fatto che siamo stati il primo comune che ha avuto approvato il piano di zona e questa è una cosa che francamente ne vado orgoglioso. Abbiamo portato i piani di azione e coesione, 3 milioni per il primo anno, 6 milioni, circa 5, quasi 6 milioni per il secondo anno. Abbiamo fatto i progetti di vita indipendente, abbiamo portato soldi, abbiamo fatto uno SPRAR a Siracusa e quindi sono anche risorse che mettiamo in un territorio.